Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. La proposta di matrimonio tanto attesa è arrivata davanti a milioni di italiani nello studio di Ballando con le Stelle. E le nozze non si sono fatte attendere. Simona Ventura e il suo storico compagno Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno solo pochi giorni fa, con un matrimonio che è stato uno degli eventi più attesi di questa calda estate. La cerimonia si è tenuta al Grand Hotel di Rimini, con circa 200 invitati che hanno assistito al rito officiato dall'ex governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Le foto di questo giorno memorabile per Simona Ventura sono rapidamente finite al centro dell'attenzione mediatica. Del matrimonio sono stati condivisi numerosi dettagli, gli invitati, gli abiti degli sposi, il ristorante e molto altro. Tuttavia, dopo l'evento, una voce sorprendente ha iniziato a circolare sui social. Si parla di una presunta crisi matrimoniale, ma si tratta solo di una fake news diffusa dagli haters. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono felicissimi e hanno documentato la loro luna di miele tra Capri e Ischia sui social. Simona Ventura ha condiviso un video romantico del loro viaggio di nozze su Instagram. Simona e Giovanni sono radiosi e felici in questa nuova fase della loro vita insieme. Nonostante le voci di crisi, la coppia non ha risposto pubblicamente, ma non è escluso che presto possano rompere il silenzio per smentire definitivamente le maldicenze. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!